E questo che vedete alle mie spalle è il bellissimo castello dove ha vissuto la principessa Sissi. Ma pensa quante notti d'amore. Eh, innumerevoli. Anche se effettivamente, secondo le notizie... Sì, grazie. Danke schön. Danke vielmals. Danke schön. Questo ce l'hai anche registrato. Dai, dai. Allora, dai. E qui, eh, come vediamo, in questo magnifico castello pare che sia vissuta la principessa Sissi, principessa veramente eccezionale, ma quante notti d'amore, tu pensa? Madonna mia, io non lo so, anche se secondo quello che si racconta, Francesco Giuseppe aveva un passaggio segreto, non da qui, ma dalla residenza invernale. Cioè dire il castello Lofburg, una, un passaggio segreto che la portava eh, in, un posto, in un altro posto dove aveva delle amanti. <coughs> Quindi sì, sì, meravigliosa, bellissima, che Francesco Giuseppe ha amato alla follia fino agli, ultimi, fino agli ultimi istanti della sua vita, della vita di lei, eh, non è che sai, con gli anni qualsiasi rapporto. Sì, un pochettino si raffredda dalla passione, poi subentra l'amicizia, l'affetto, il calore. E quindi la passione di Sissi e di Francesco Giuseppe senz'altro si, si riferisce ai primi anni del loro grande amore, cioè a dire verso la metà del XIX secolo, quando loro si sono conosciuti. E qui però hanno passato senz'altro moltissimi delle loro estati eh, e hanno vissuto senz'altro dei bellissimi momenti. Infatti, cari amici, pare che fin quando sono vissuti questi focosi amanti, in queste zone non era nemmeno un chicco di neve. Ora si vede chiaramente che manca la principessa Sissi. Manca il fuoco, manca il, la passione. E quindi subentra la neve. Dove non c'è il calore, subentra il freddo. A proposito, c'è un sacco di freddo, andiamo all'istituto a vedere questa bellissima mostra che si terrà quando questa sera, vero? Sì, dunque no, questa sera allestiremo, poi domani sera proprio le principesse che abbiamo portato noi si mostreranno nel loro splendore e faranno vedere questi bellissimi abiti italiani che chiaramente lo stile italiano addolcisce molto di più queste aspre cime, cornici che abbiamo da noi e che innevate bellissime ma veramente rigide. Sì sì c'è mol c'è molte cose rigide qui là,